Ciao a tutti, volevo fare questo video per, diciamo così, darvi qualche consiglio per vivere un po' meglio per quello che si può in questo momento. Qui io trasmetto dall'Italia e la situazione è drammatica, però almeno cerchiamo di non complicarci la vita dal punto di vista almeno di non danneggiare il nostro corpo noi, perché tanto ce lo danneggeranno questi criminali. Parlo dell'alimentazione moderna. Allora, innanzitutto vi faccio vedere una cosa. Allora, io ho quasi 50. Mi sembra che ho il fisico di un cinquantenne. Guardate i capelli. Guardate i capelli. Alla mia età qui da noi ce li hanno tutti, sono stempiati oppure sono tutti bianchi, guardate. Ce n'è un po' qui bianchi e basta. Guardate i muscoli. Fisico, c'ho un po' di pancia perché poi vi spiego, però voglio dire, non vado in palestra, solo bici e un po' di tennis, quindi ce ne sono pochi come me, anzi direi proprio nessuno, anche perché quelli che vedete in palestra usano dei prodotti che magari sono belli qui, ma qua dentro sono disintegrati. Allora, rispondo anche a Fruttariana di Belle che diceva che bisogna mangiare questo e quello. Sì, una parte è vero, però non puoi fare un'alimentazione che fai te destinata a tutti. Perché ci sono uomini, donne, non siamo tutti uguali. Quindi l'alimentazione va variata poi a seconda anche di quello che fai, gli orari anche importantissimi. Io cerco di mangiare sempre l'ultimo pasto non prima delle 6. Poi mi capita delle volte che se magari faccio qualche attività fisica posso mangiare anche dopo, ma è molto raro. Per esempio i carboidrati anch'io sono per eliminarli, quindi la pasta, le crostate, come si dice, la spianata, la schiacciatina. I pane non lo mangio per niente, l'unico carboidrato che prendo è la pasta. Vi spiego che perché. Quando vai in bicicletta, che Fruttariana fa palestra, ma palestra non è che sia tutto questo gran sforzo aerobico. Mentre quando vai in bicicletta che stai via 2 ore, poi come faccio io che tiro sempre il collo, che sono capace di fare 52 km con un percorso con 5 km di salita in 2 ore. Tutto da solo, quindi senza sfruttare scie, vuol dire che uno va abbastanza forte, soprattutto considerando che sono 97 kg, quindi mi tiro un bel po' di peso, ma vado lo stesso forte. Io penso che come alimentazione, quindi i carboidrati vanno mangiati solo quando devi fare uno sforzo, che quindi ti deve sostenere. E il caffè, anch'io sono contrario, come fruttariano, non fa tanto bene. Perché ho notato sul mio fisico che ogni, soprattutto d'estate, fateci caso a questa cosa, quando lo prendete vi si alza improvvisamente il battito cardiaco, soprattutto io sto parlando di gente dai 40 anni in su, e quando hai 20-30 anni non si notano queste cose, un po' meno, anche perché la testa non è pronta, e batte molto più forte il cuore, ti senti un pochino più eccitato, infatti dicono quelli che vanno in bicicletta di prenderlo perché ti dà più energia. Per la bicicletta direi che un caffettino prima della bici non può fare così tanto male, anche perché lo bruci tutto nello sforzo. Però se devi fare come fanno gli italiani, che hanno questo culto della colazione al bar, non fanno altro che avvelenarsi pagando. Cioè prendono il caffè, il cappuccino, la pasterella del cacchio, 1,10 € costa, che fa schifo. C'è anche da dire che gli erboristi, le parafarmacie che vendono roba biologica non aiutano molto, perché è una pasta semi-vegana lì che ho preso io 1,70 €, cioè abbiamo degli stipendi qui che sono alla fame, cosa vuoi 1,70 €? Prendiamo 5,50 € all'ora puliti, 6 € mi fai pagare 20 minuti del mio lavoro una pasta, dai. Lo strudel, un pezzo così, ne avevo un pezzo così, quindi cosa sarà stato? 150 grammi, 4 €, una follia. Comunque ritorniamo a quello che per cui ho fatto il video, cioè guardandomi a me, si vede molto bene che, diciamo così, l'alimentazione non è che mi alimento perfettamente bene, però non è neanche necessario, perché come vedete, cioè,
ho quasi 50 anni, manca pochi mesi, guardate quello che è fisico, cioè esteticamente anche la pelle, guardate la pelle, adesso voi non la sentite, è morbidissima, non ha rughe. Io conosco anche delle ragazze, anche la ragazza Justine che mi è molto simpatica, però se tu guardi Justine, vedi me, vedi? Tu invece si vedono tutte le giugulari, le ossa, perché sei troppo magra e hai un'alimentazione troppo così, capito? Dovresti un attimo, perché qui il collo della donna non si devono vedere quelle robe, quindi devi mangiare delle cose, che la tua magrezza è bella, però se tu mettessi su 1,5 kg, 2 kg, saresti molto più carina. Adesso io non ti ho visto bene perché c'è sempre solo il primo piano, però questa roba qui in una donna di 38 anni contro un uomo di 50, guarda, perché io sono così, un po' la genetica, sicuramente perché mio babbo è di origine contadina e mia mamma anche, però per tutto il resto, cioè i capelli, ho ancora tutti i capelli, secondo voi perché? Perché io prima di tutto mi piace molto la libertà. Cerco di tenere i miei capelli sempre all'aria aperta quando vado in bicicletta. Chiaramente adesso col casco sono costretto a metterlo perché anche sono caduto e mi sono fatto male qua. L'unica volta che non l'avevo messo, quindi proprio una sfiga. E quindi adesso me lo metto, però c'ha i buchi, ma non fa tanto bene. Io consiglio sempre alla gente di girare così, belli, naturali, perché il nostro cuoio capelluto deve respirare. E poi perché ho pochissimi capelli bianchi la metà? Un po' alla genetica, ma un po' anche il mio stile di vita. Se io parlo con tutti quelli della mia età, e li conosco molti, da ragazzi hanno fatto di tutto, discoteca, pub, tornavano sempre alle 3-5 del mattino. Chiedi a me quante volte sono andato in discoteca, adesso nessuno ci crederà, lo so perché io sono nato in Romagna. Guardate le dita, 6. Adesso vabbè, forse. Dopo sono andato ancora, dai 30 ai 40 anni mi sono andato 3 volte. Non mi piace, cioè boom 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 boom, cioè, io già quando avevo 18 anni, 18 anni mai andato, 15, 16, 17, 18 anni mai andato in discoteca. Sono come una volta che davano la patente a 21 anni in Italia, mi sembra che ho cominciato a 21 anni. Sono andato una volta con un mio amico, le ragazze, perché le ragazze piace molto, il ragazzo che sta per su, mi ha messo sul divano così, non mi muovevo anche perché non mi sentivo a mio agio, mi arrivano una ragazza di qua, una ragazza di là. Mi sono alzato e sono andato via, cioè, per farvi capire chi sono, cioè, non mi interessa proprio. Mentre quell'età lì, quelli della mia età, oh dai, andiamo con le donne, sì, facciamo quello, quello, sapete, no? F, che bella F, capito? Qui da noi, in Romagna, poi. E dopo purtroppo c'era anche, ah, ma quello lì è visto, com'è? Secondo me quello lì è un po' così, cioè dopo la gente qui è cretina, c'è un'ignoranza di Romagna che fa paura, guarda. Niente, e quindi dicevo, secondo me è il fatto che io ho dormito sempre fino a qualche anno fa, che adesso vivo nel condominio, non lo posso più fare, ma non perché non voglio. Io mi piacerebbe andare a dormire alle 10, svegliarmi alle 6, 6 e mezza, ma. Mi tocca andare a dormire a mezzanotte, poi c'è il vicino di casa, il sabato sera, siccome fa il fornaio, è l'unico giorno libero, anzi domenica mattina sarebbe alle 3, tutte le domeniche mattina alle 3, con questa qua che urla, e mi sveglio. Poi ci sono altri fenomeni, sabato pomeriggio fino alle 8 di sera, o la domenica mattina alle 11, che smartellano, trapano, perché qui sono in una palazzina che ci sono 24 orologi, c'è. Quando sono arrivato ne avevano venduti solo 6, nell'ultimo anno e mezzo ne hanno venduti 15 e quindi ognuno di questi ci fa il buco e l'attacco da un incubo. E la pancia, questa pancia che ho, vi faccio vedere un documento perché forse non ci credete. Farvi vedere fino a 30 32 anni prima che mi succedesse una cosa che ovviamente non vi dirò. Io ero così. Aspetta, si vede? 32 anni qui avevo. Guardate, sembravo un ragazzino di 20, dopo mi è successa una disgrazia e poi c'ho anche delle altre foto di ciclismo che insomma documentano che
in gran forma. Io per esempio pesavo in bicicletta 90 kg, che non è certo il peso da bicicletta, e arrivavo sempre tra i primi, cioè gare internazionali tipo la Nove Colli, 135 km con 12.000 iscritti, arrivavo 520esimo, per esempio, che è una prestazione incredibile. Che uno, diciamo, se è arrivato a 500esimo, dove sei forte? Ma bisogna analizzarli. Cioè, primo, 99% di quelli lì che vanno a fare queste corse sono tutti secchi. 60-70 kg, 90 kg non esiste che arrivino lì. Secondo, sono straallenati perché tutta gente che non lavorano, io lavoravo, facevo l'operaio, questi invece dentisti, avvocati, commercialisti, impiegati, dirigenti di azienda, tutta roba così. Fanno quel cazzo che gli pare, quindi andavano via in bicicletta lunedì e martedì 3 ore, 4 ore al giorno. E terzo, non avevo neanche la bicicletta, oltre al peso, bicicletta pesante che faceva cagare, era anche sbagliato il telaio, cioè io stavo così perché era corta. Ma quella volta lì sono cose che non sapevo, io ero molto giovane, avevo 29-30 anni, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la pancia che ho adesso, che poi me la sono misurata, ho 106 adesso di circonferenza, quindi non è che ho tantissimo. Quando ero 90 kg avevo 98 e sono arrivato, mi hanno fatto anche arrivare a 118 kg, quindi vuol dire che solo con i miei sacrifici, con la bicicletta, facendo delle alimentazioni, sono riuscito a migliorare da 118 a 98, sono 20 kg, tutto da solo, perché avevo provato ad andare dai dietisti dell'ASL, dall'endocrinologo, ma non mi hanno aiutato. Probabilmente perché anche lì ci sono dei piani per non farti guarire, farti vivere sempre come vogliono loro. Comunque, questi sono i consigli. Dormire sempre, soprattutto dai 40-50 anni, dormire sempre 6-7 ore. Andare a dormire possibilmente dalle 22 in poi. Nutrirsi di cibi, frutto, verdura, zuppe. Carboidrati il meno possibile, però se si fa attività fisica, carboidrati sì, sarebbe meglio integrali con dei condimenti sani, però integrali l'ho mangiato anch'io, c'è un sapore che non è tanto buono. 4 colazioni, visto che c'era Justine polacca, un pochino più polacche, diciamo così, un po' polacche e un po' italiane, mi spiego meglio. In Italia c'è questa abitudine di mangiare il cappuccino, la pasta e poi basta. E quindi si incomincia la giornata con un'introduzione calorica bassissima, cosa saranno? 500-600 calorie. E invece io consiglio di introdurre sull'800-1000 calorie. Io quando ero in Polonia mi ricordo mi davano da mangiare delle salsicce, anche perché loro, quindi l'avevo già capito senza chiedere alla ragazza che frequentavo, fanno l'orario di lavoro diversissimo da noi. Loro fanno dalle 7 alle 2, che è un orario che vorrei che fosse adottato anche in Italia, ma l'Italia da questo punto di vista qui è molto indietro. Siamo ancora 8, mezzogiorno, dalle 14 alle 18, mamma mia. Eccetera, eccetera. Poi, quarta cosa, come detto, non fare tardi, non frequentare posti rumorosi, così, perché danno fastidio anche quelli. Quinto, tenere. Chiaramente se c'è il sole a picco no, ma la testa è sempre libera, fa respirare i capelli, cuoio capelluto, vedete come sono i capelli io. Non usare gel, molto importante, li uso anch'io, ma quante volte? 2 o 3 volte al mese quando esco, ma non esco più da boh, per tenere un po' i capelli un po' così, me lo do ogni tanto, ma leggerissimo, dopo non sono neanche capace, mi fa un po' il taccone, comunque. Cerco di non, anche perché qui mi è venuta un'irritazione, vedete questa macchiolina? Perché molte volte quando me lo do mi rimane un po' lì, quindi vuol dire che quel prodotto lì non fa bene alla pelle, infatti mi è venuta fuori questa macchia. Comunque penso di essere un bel ragazzo lo stesso. E questo è quanto. Poi logicamente l'attività fisica va sempre fatta perché il nostro corpo non è fatto per rimanere fermo. Non bisogna, attenzione, perché ho sentito molti che parlano a sproposito, ma io ho fatto 100 km, mi sono fatto questo qui. Non è quello. Allora, prima di tutto bisogna vedere il fisico che uno ha. Io sono 98 kg, non posso andare a fare 100 km con l'invalidità che ho poi, che mi farebbe solo male. Non serve un cazzo. Bisogna fare 3 volte a settimana, ti fai i tuoi 50-55 km, quindi 1 ora e 40, 2 ore di sforzo, velocità moderata,
leggermente intensa, nel senso che bisogna stare in un range di frequenza cardiaca tra 135 e 155. Perché cosa succede in quella frequenza cardiaca lì? Che mangia gli zuccheri ma anche il grasso. È la migliore, perché se stai sotto è troppo blando lo sforzo e non consumi poche calorie. Sopra, che a me mi capita spesso perché vado molto forte in bici, quindi sopra il 155-160, io di solito vado sulle 160, sono sempre perché mi piace anche andare forte, però diciamo così, alleno sia il mio cuore e i polmoni e consumo calorie e anche un po' di grassi. Non bisogna chiaramente cedere, cioè stare sempre fuori soglia, quello è sbagliatissimo. E chiaramente lo sport va anche analizzato molto l'aspetto mentale, cioè molte persone sono talmente abituate a fare questa routine che lo fanno anche quando non hanno voglia. Io ho notato che il mio fisico, quando faccio una cosa che non ho voglia, probabilmente c'è un meccanismo nostro interno, le endorfine, il cortisolo, che è quello dello stress, che quando tu fai queste cose fanno male poi dopo. Infatti io vedo che delle volte che quando vado in bicicletta ci sono dei periodi che tendo a ingrassare, anche perché quando ingrassare, cioè diciamo così, non perdo, anche se faccio molti sforzi, poi dopo torno a casa, magari mi abbuffo, e invece se fai quei 50-60 km, nel caso che hai un leggero appetito, ti mangi il tuo piatto di pastina per recuperare i carboidrati presti e, come posso dire, rinforzare le scorte di glicogeno. E tutto ritorna a posto. Io su di me, come vedete, ripeto, c'ho quegli anni lì, non scherzo, mi sembra che funzioni molto bene. Quindi ognuno deve fare la dieta personalizzata su di lui, quindi sul suo tipo di vita, sul gruppo sanguigno importante, perché non è che ho detto, ah, devi mangiare tutta la frutta. Io per esempio la banana delle volte mi dà fastidio, il caco mi dà fastidio, non lo posso mangiare, è un frutto, perché non lo posso, non mi dà fastidio. Mangio le giuggiole, ad esempio, mi piace molto, ma dopo io esagero, mi viene il mal di pancia, quello è normale. Però per gli altri due alimenti non è normale che il cacco, lui lo mangia, non gli fa niente, ma mi dà fastidio. La banana la mangio, ma mi rimane questa cosa un po' così. Ad esempio, il frutto che mi piace di più è la fragola e le banane, e scusi, e le ciliegie, che sono i frutti di stagione. La fragola è appena finita, le ciliegie invece ci sono adesso, solo che costano troppo. Io l'ho comprata una volta, ma adesso aspetto che calmi, se no si spende troppo. Con questo ho finito per i consigli di oggi. Spero che cerchiate di vivere la vostra vita in modo più libero, usare più la testa, soprattutto quando andate in auto e in bicicletta, perché gli indisciplinati ci sono sia con le auto, i camion, che però anche quelli in bicicletta, che pensano di essere non so dove. Te li ritrovi questi qua in mezzo alla strada, io arrivo in bicicletta, gli devo urlare anch'io che sono in bicicletta, spostati. Non dovete stare vicino a forse, dovete stare a destra, ma neanche di qua, ok? Speriamo che avete capito, anche se non ho tanta fiducia. Buona domenica a tutti. Ciao.